Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi porrò questo nuovissimo metodo per la duplicazione in solo. Vi consiglio di farlo in una sessione solo inviti o privata, è uguale, con mira manuale, e vi consiglio anche di duplicarvi i veicoli dell'Arena War oppure Bennis, perché saranno quelli che vi danno di più. Bene, quindi vi illustrerò il video. Togliamo fuori la nostra auto dal nostro centro operativo, la lasceremo lì dove l'ho lasciata io. Usciamo fuori dal nostro bunker e andremo a dirigerci alla nostra base operativa. Potete fare il glitch del teletrasporto, potete prendere un'auto di un civile, un'auto del CEO come in questo caso, però mi raccomando non prendete veicoli personali, se no il glitch non funziona. Bene, arrivati in base operativa, entreremo dentro e attendiamo l'animazione. Una volta dentro la base operativa vedrete che alle mie spalle ci sarà una Elegy e la faremo diventare una Issy. Dovremmo andare in questa direzione verso la scrivania. Ok, andremo a metterci qua, davanti a quest'uomo, e ci uscirà la notifica su in alto per premere freccia destra. Quindi che cosa facciamo? Tasto option schiacciato. Schiacciamo tasto destro e rilasciamo option, così che ci apre il menu per gli snack. Infatti, se proveremo a far partire un'attività, ci dirà attualmente non disponibile. Vedete? Ok. Quindi per togliere questo messaggio, che cosa facciamo? Usciamo dalla mappa, andremo su online, apriremo il criminal, lo richiuderemo. E proveremo nuovamente a far partire un'attività, che in questo caso ci dirà se vogliamo farla partire. Appena schiacciamo X, cerchio cerchio e ci spostiamo con l'analogico. Quindi entriamo sull'attività con quadrato. Appena confermiamo con X, schiacceremo cerchio cerchio e ci sposteremo a sinistra, perché su in alto ci saranno i servizi aperti. Ok? Molto semplice, ragazzi. Più semplice del glitch della macchinetta delle bibite. Quindi resteremo con il nostro caricamento in basso a destra completamente buggato e i passaggi saranno gli stessi dell'altro glitch. Quindi saliamo sulla nostra Elegy, noi saremo in mira manuale ovviamente, quindi vi consiglio di entrare in qualche community per cercare delle persone per partecipare alla sessione di altre persone in mira differente. Quindi appena saliamo andremo a cercare una persona in mira differente, come vi ho appena detto. Appena la troveremo, che schiacceremo partecipa a sessione. Appena torneremo nella schermata di gioco, schiacciamo R2, lo teniamo premuto per tutta la durata dei messaggi. Quindi con R2 schiacciato accettiamo il primo messaggio, rifiutiamo il secondo e accettiamo il terzo. Ci butterà fuori dalla nostra Elegy e dopo pochi secondi ci butterà fuori anche dalla base operativa, facendoci uscire da una base operativa qualunque che non è la nostra, con la notifica su in alto che non possiamo più accedere. Quindi il glitch sta funzionando alla perfezione. Una volta che vi avrà buttato fuori, tornerete al vostro bunker. Io in questo caso sto usando il teletrasporto perché non avevo voglia di riprendere l'elicottero. Arrivati al bunker, entreremo dentro. E come ben sapete, se tutto è andato a buon fine, l'auto deve restare lì dove l'avete parcheggiata. Proprio in quella posizione. Perfetto. Quindi partiamo
Fatto ciò, saliamo sulla ISI, ci avviciniamo al nostro centro operativo mobile. Io, per farvi vedere che il glitch funziona al 100%, vi faccio vedere che dentro il mio centro operativo non c'è assolutamente nulla, è completamente vuoto. Ovviamente voi non dovete fare questo passaggio. Quindi saliamo sulla nostra ISI e ci dirigiamo verso il pallino blu. Una volta davanti al pallino blu, freccetta a destra, ci uscirà il messaggio che il deposito veicolo personale è pieno. Confermeremo il messaggio e la duplicazione è stata effettuata. Quindi nella nostra base operativa ci ritroveremo la nostra auto duplicata. Io vi farò vedere che la duplicazione è andata a buon fine, tornando alla base operativa. Ragazzi, è molto molto semplice come glitch, veramente molto molto semplice. Ce ne sono proprio due passaggi basilari. E vi ripeto, ho lasciato il video integrale, così almeno non sento qualcuno che dice ma non va, ma non funziona, ma non è così, come ne ho sentito tanti ultimamente. E poi funzionano tutti quanti. Comunque, una volta tornati alla base operativa, la nostra LG là è duplicata e il glitch è riuscito. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto questo video, condividete anche il video con i vostri amici e ci vediamo alla prossima!